Grazie, bentornata in questo nuovo video. Oggi ho realizzato con voi un tutorial usando quasi tutti i prodotti della nuova collezione Pupasoft & Wild, proprio perché volevo farvi vedere la resa in un make-up tutorial. Spero che il trucco vi piaccia e vi lascio al tutorial. Come base per il mio ombretto uso un correttore in crema, anche questo è di Pupa, e lo applico su tutta la palpebra mobile sfumandolo bene. Se voi preferite usate un primer per avere un effetto migliore e più duraturo. Poi applico nella palpebra interna il colore 003 dell'ombretto di Pupa di questa nuova collezione, Soft and Wild. Uso uno sfumino, però poi posso anche sfumare con un pennello. Poi procedo con il colore 002 su tutta la palpebra. Lo sfumo con un pennellone più grande e riapplico lo stesso nella piega dell'occhio, sfumando bene con un pennellone come questo da sfumatura e intensificando il colore proprio nella piega dell'occhio. A questo punto prendo il colore 004, è un rosa molto chiaro, e lo applico come punto luce al centro della palpebra. E infine applico questo marrone scuro, il 001, nella piega dell'occhio in modo molto preciso, come vedete qui. E lo vado a intensificare sempre più fino ad ottenere il risultato che più preferisco. E questi sono gli occhi quasi finiti, perché adesso applico l'eyeliner. Questo è un maxi eyeliner e Kajal. Lo applico in modo abbastanza sottile lungo la rima palpebrale. Come vedete, dovevo prendere un po' la mano perché sono abituata con quello in gel o anche con quello molto liquido. Questo si usa per di più che altro come se fosse una matita. Ogni volta con l'eyeliner bisogna sempre riprendere la mano da capo. Invece, per quanto riguarda il Kajal, lo metto nella rima palpebrale esterna inferiore e poi lo sfumo con un pennellino. Avevo provato a metterlo all'interno dell'occhio, ma sinceramente a me non piace. E poi applico il mascara. Questo è il classico Vamp, sempre di Pupa. Ho voluto fare un po' un video monomarca. Ecco gli occhi finiti. Dal vivo il risultato era più intenso, più brillante. Poi applico la terra. Questa è la Maxi Terra di Pupa e la applico prima con un pennellino piccolo in modo concentrato, diciamo nelle zone in cui di solito faccio il contouring, e poi lo sfumo su tutto il viso con un pennellone grande pulito. Questo perché voglio dare un effetto un po' più abbronzato alla mia pelle, senza però avere un effetto finto. Quindi questo è il metodo che sto usando per ora. Ovviamente ricordatevi anche il collo, altrimenti rimarrete bianche nel collo. E poi procedo con questo blush, è il nuovo blush illuminante, sempre della linea Soft and Wild. Sinceramente sul mio colorito di pelle non mi piace molto perché risulta veramente molto chiaro. Secondo me sta bene alle ragazze molto molto chiare. È bellissimo come packaging, come design e tutto, però non mi è piaciuto molto per questo trucco. E poi procedo con il rossetto, questo è il 003. Vi consiglio di applicare prima una matita, perché qua ci ho messo 30 anni ad applicarlo perché non avevo applicato prima una matita. È molto, diciamo, non è molto coprente ed è lucido. E questa cosa mi capita con tantissimi rossetti della stessa colorazione, non so perché. E questo è il look finito. Spero che vi sia piaciuta, ma a me non piace una cosa, il blush, quindi ho deciso di modificarlo un attimo e applicare un blush di La Masca più scuro che avevo in casa. E l'effetto mi piace molto di più. Come dicevo, prima il rossetto lo trovo troppo lucido per i miei gusti, preferisco invece gli altri. Infatti in un prossimo video vedrete applicato il numero 004 fucsia, che secondo me è bellissimo e anche come texture del rossetto rende molto. Questo mi ha deluso un po'. E niente, questo è il look finale, spero vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima, ciao!